Allora, il primo ospite della nuova edizione del Festival Comedy di Monte Carlo è il signor presidente, Raul Bova. Ciao Raul, come stai? Ciao, bene, bene. Sembra il titolo di un film, Sì, signor signor presidente. presidente, esatto. Ma che effetto ti fa? Sei emozionato? La Sì. responsabilità c'è però, no? Assolutamente, assolutamente, è una grandissima responsabilità. Soprattutto cresce nel momento in cui vedi i film, perché ti rendi conto il lavoro Enorme, esatto. enorme che c'è dietro un film, il lavoro degli attori e ti rendi conto anche che devi giudicare in un modo che non hai mai giudicato i film. Quindi la giuria deve tener conto di tante cose che ovviamente da spettatore e da attore che guarda un film, insomma, non bisogna fare, bisogna cercare di astenersi un po' dal giudizio personale, considerare l'opera nella sua interezza, per tanti aspetti. E quindi sto adottando un mio metodo Hai di sentito? presidente che cerco di valutare un po' e valorizzare tutto quello che c'è all'interno di un film. Certo. Che effetto fa passare Magari ci avrò una dall'alfa? carriera, no? Esatto, Come nuovo presidente, nuovo presidente. C'è già il presidente. sequel. Sì, Dopo il nuovo presidente, il nuovo esatto. presidente 2 e ritorno. Ma cosa hai pensato quando Ezio Greggio ti ha chiamato e ti ha detto: Raul, tu eres monsieur président? Ma all'inizio ho pensato che, cioè, mi ha fatto molto piacere, ovviamente, cioè, Beh, l'ego insomma, di una comunque. cosa, già che ti dicono presidente di giuria, dici, ma che bello, no? Poi ho pensato, dico, forse non c'era nessuno che andava, mi hanno chiamato. Gliel'hai chiesto, Ezio, però sono il primo della Forse ero lista, l'unico che ha Ezio. risposto sì, quindi a un certo punto ho detto vabbè, dico, comunque l'idea del presidente è arrivata, o prima, o dopo, o durante, comunque è arrivata. Esatto, tra l'altro c'è una bellissima giuria che presiedi perché c'è Giacomo Ferrara, Mario Della Mario Della Rosa, Sara Rosa, Sara Forestier, Forestier, Mario Mario Sesti, Sesti, e quindi poi esatto. devi anche non farli litigare, anche un po' il ruolo paterno, perché poi alla fine ci sarà la rissa finale. Tra poco avremo il nostro incontro finale, però sto testando uno ad uno tutti i vari giurati per cercare di capire in che direzione vanno. Poi faremo un piccolo sunto dei film, elimineremo quelli che non sono in lista, quelli che ci sono piaciuti meno, e poi si arriverà proprio ai capelli, cioè sicuramente lotteremo perché ci sono divergenze molto Senti, forti. quanto è importante invece, ne parliamo spesso con Ezio quando veniamo qui a Monte Carlo, finalmente un premio per la commedia, visto che insomma noi italiani, no, abbiamo fatto la storia del cinema, qui in Francia citano sempre Dino Risi e tutta la serie di autori, molto più che in Italia. Ma allora, l'idea già del festival, e ritorno alla tua domanda precedente, quando Ezio mi ha chiesto di fare il presidente, mi ha fatto piacere anche al di là del fatto del presidente, ma che comunque ripartisse un'idea di proiettori, cioè ripartissero i proiettori, ripartissero le sale, gli schermi, le luci e tutta Tu dici anche quell'atmosfera. come segnale, cioè Come sì. segnale di ripartenza, perché comunque rientrare dentro una sala, cioè mi ha fatto venire i brividi, anche perché pensi a tutto il lavoro che c'è dietro, tutte le persone che ci sono, lo vedi quando scorrono i titoli di coda, quante persone veramente Molte contribuiscono. più di quante poi uno pensa, ma Sì, molte, perché molte, molte. dalla pre-produzione alla produzione, alla realizzazione del film, ai truccatori, a tutti quelli che lavorano nel set e quelli che lavorano dopo il film, Esatto. nella post-produzione, nella distribuzione. Quindi c'è veramente un lavoro enorme. Ed è bello veramente stare lì a guardare i titoli di coda e onorare ogni singolo nome che ha partecipato a quel film, perché comunque è parte di una grande industria, comunque è lavoro per tanta gente ne ha risentito. Sì, assolutamente, anzi è quasi una grande famiglia. Sì. Senti, Raul, prima di lasciarti andare ai tuoi compiti da presidente, questa sera però su Canale 5 c'è una cosa a cui tu tieni molto. Ce la racconti un po'? Sì, è una cosa a cui tengo molto, anche se cerco di distaccarmene un po', perché quando Dici tieni molto ad come. una cosa cerchi di prendere un po' le distanze, Cioè se no dici, ci rischi di rimane molto di scottar. scottarti, esatto. Quindi sono in questi ultimi
diciamo mesi o anni, diciamo nel periodo da quando è iniziata la pandemia, ho iniziato delle riflessioni che poi mi hanno portato a scrivere anche un libro che si chiama Le regole dell'acqua, e da lì un'idea che è venuta fuori così per caso, che si è trasformata in un film che ho girato in quasi 2 anni, perché è un insieme di momenti di vita, di incontri che ho fatto in questi 2 anni. E c'è Marco Renda alla regia, che è un ragazzo molto giovane, molto talentato, e ci sono 4 neo attori che prima erano campioni di nuoto, che ho voluto insomma mettere sullo schermo perché ho pensato che fossero gli unici a poter raccontare il significato dell'essere campione. Cioè, mi piaceva entrare nel loro mondo, cercare di entrarci, fare un po' di backstory, cioè andare un po' indietro, capire chi sono, e poi vedere cosa succede a un campione che finisce la sua carriera e che deve iniziare un'altra vita. Quindi una ripartenza, cosa ti ha lasciato lo sport, cosa troverai nella tua strada futura, chi sei. E essere campione ha un significato, cioè ha un significato, si riesce sempre a concretizzare anche nella vita il tuo essere campione, perché molti diciamo che hanno anche un contrappasso molto forte nel momento in cui lasciano lo sport. Quindi io credo che è molto sano pensare che lo sport ti dia sia un trampolino di lancio per la vita e che non sia un termine. Quindi si affronta questo, si affrontano gli incontri, il tema dell'amicizia, il tema della... Ecco, diciamo, chi hai incontrato? Chi sono i 4? Allora, i 4 sono Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo e Emiliano Brembilla, che sono i 4, diciamo, 3 componenti della staffetta che vinse ad Atene l'oro olimpico, il bronzo olimpico. E in più Manuel e me, che insomma che sei parte in causa comunque, sì, esatto. E l'incontro con loro racconta proprio lo sliding doors che può capitare ad una persona. Cioè, io mi sono domandato spesse volte, dico, se uno sportivo non avesse sbagliato quella gara, non avesse sbagliato quell'incontro, adesso dove starebbe? Che cosa farebbe? Cioè, tanti sportivi ora sono diventati anche manager, attori, o fanno altro nella vita, no? E tanti invece no. Quindi sì, magari per una gara sbagliata. Per una gara sbagliata, io però pensa com'è strana la vita. Io per una gara sbagliata sono diventato attore. Se l'azzeccavi? Se l'azzeccavo, dico, chissà come sarebbe stata la mia vita. Infatti, diciamo che nell'incontro con questi 4 campioni, diciamo che un po' proietto la mia vita parallela. Quindi anche una riflessione. Uno sliding doors dell'ipotetica vita dello sportivo. Ecco. Esatto, qui c'è il terzo film, La seconda vita di Raul Bova, e adesso abbiamo 3 sceneggiature su cui lavora. Il presidente, Il ritorno al presidente e La seconda vita di Raul Bova. No, la seconda vita, quella è poco interessante. però sarebbe un biopic sportivo. Grazie mille Raul Bova per essere stato con noi e buon lavoro. Allora, mi raccomando, grazie. La rissa è poca però, dai. Rissa? È la rissa finale per i... Beh, no. Però, scusa, il presidente ha l'ultima parola, quindi alla fine esatto, tu puoi... E voto doppio. Ah, pure? Eh sì. Vabbè, allora. Raul Bova, Lot Corner. Grazie mille, Raul. Ciao.